Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto Presidente Calderoli voglia estendere al Presidente Grasso le congratulazioni da parte del nostro gruppo perché in 6 giorni da Presidente della Repubblica pro tempore è riuscito a metterci del suo in questo provvedimento dicendo che è urgente, dicendo che il nostro Paese non può fare a meno di questo provvedimento sulle banche. Sicuramente premio Nobel anche lui della coerenza. Oggi, ancora una volta, un decreto legge e una fiducia. Il Parlamento imbavagliato nella peggiore tradizione renziana. Una tradizione del governo Renzi, ispirato dall'altro tristemente noto governo, quello di Monti. Governo non legittimato dal popolo, decreto legge, fiducia. Questo è il classico andazzo di questi governi che si sono succeduti. Questa importante riforma che dovrebbe mettere mano a 150 anni di storia del nostro Paese, le banche popolari, avrebbe dovuto avere, a nostro giudizio, un iter parlamentare degno della sua storia e del Parlamento stesso. C'era tutto il tempo per affrontare la riforma con un iter parlamentare ordinario, con il contributo del Parlamento, ma anche accogliendo le legittime istanze delle parti sociali coinvolte da questa riforma. Niente. Chiusura pressoché totale. Per cui, Presidente Renzi, se la voti lei questa fiducia, l'ennesima fiducia, noi non parteciperemo a questa commedia. La voti lei con i suoi servi e con i suoi camerieri. La verità. Senatore Crosio, Così. contenga queste Hanno risposto i esternazioni. camerieri. Ma su questa riforma non pesa solo l'arroganza del governo, c'è pure anche una questione morale e forse anche giudiziaria, sulla quale abbiamo chiesto e continueremo a chiedere chiarimenti. Mi riferisco, se qualcuno finge di non capire, alla Banca Popolare dell'Etruria, della quale il ministro per le riforme Maria Elena Boschi è azionista, il padre vicepresidente e il fratello dipendente. E non ci sarebbe nulla di male se non fosse per un piccolo particolare. Con un tempismo perfetto, Banca Etruria, che non naviga certo in buone acque, è salita del 66% con questa operazione, mentre il resto delle popolari nel paese si sono attestate attorno al solo 8%. Un caso? Ce lo sapranno dire la Procura di Roma, che sta indagando, e la Consob, impegnata a ricostruire gli scambi di quei giorni. E qui, Presidente Renzi, Ministro Boschi, ci saremmo aspettati da parte vostra la stessa chiarezza e determinazione usata in occasione dei problemi che hanno portato alle dimissioni del ministro Cancellieri nel 2013, per, cito, rapporti poco chiari fra il ministro e finanzieri barra imprenditori, parole del primo ministro. Sempre il primo ministro affermava che si trattava di una questione di prestigio delle istituzioni, di credibilità delle riforme. E sempre lei, Presidente Renzi, sosteneva che qualsiasi posizione sulla riforma della giustizia avrebbe scontato un giudizio diffidente dalla larga parte degli italiani. E aggiungeva, sempre parole sue, il PD deve fare una solenne promessa che di fronte alle regole del mondo dell'economia la politica non è più succube degli interessi delle famiglie e degli amici, ma prova a fare un percorso in cui la legge è uguale per tutti. E bravo il vostro Matteo! E a gran voce chiese le dimissioni del ministro Cancellieri. Opportunità politica? Chi lo sa? Non vogliamo allora chiedere anche
le dimissioni del ministro Boschi per opportunità politica. Oggi probabilmente questo principio non vale più. Ah, forse scordavo. In quel tempo Enrico Letta stava ancora sereno, o non stava ancora sereno. In quanto a lei, ministro Boschi, che rispetto al novembre 2013, mi creda, ci sembra un'altra persona, nella stessa occasione, sempre nella lotta per il controllo della segreteria del PD, sentenziava candidamente col sorriso sulle labbra: il ministro Cancellieri deve dimettersi. Non pare ci siano profili di illegittimità nella sua condotta, ma ha dato l'idea profondamente sbagliata di un sistema in cui, solo se conosci qualcuno, riesci a vedere tutelati i tuoi diritti e, io aggiungerei, e anche i tuoi interessi. Brava la nostra ministra, come sempre, è troppo facile fare i fenomeni col lato B degli altri. Anche per lei, ministra Boschi, pare, non ci siano profili di illegittimità nella sua condotta, pare. Ma sotto l'aspetto morale ce n'è a sufficienza. Stia serena e speriamo che la Consob e la Procura di Roma facciano il proprio lavoro. Archiviata temporaneamente la parte morale, che vi riguarda direttamente, veniamo al vostro decreto legge, e anche qui di morale ce n'è ben poco. La riforma delle banche popolari è incostituzionale, discriminatoria, superficiale e crea danni incalcolabili, oltre a mettere a rischio 20.000 posti di lavoro, dato Asso Popolari. Il governo svende per decreto oltre 150 anni di storia economica del paese e sottrae ai territori in maniera incondizionata la ricchezza che hanno generato, gettando in pasto ai grandi interessi speculativi istituti solidi che hanno contribuito alla crescita economica del paese, oltre al fatto di garantire il credito in questo momento di profonda crisi. Noi abbiamo una visione diversa di quella del governo. Per noi le banche popolari non sono una anomalia da superare, per noi le nostre banche sono un valore da tutelare. Ma allora perché tanta fretta? Ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede Frau Merkel, ancora una volta. Chiedete allora alla Merkel cosa ne pensa del crack che proprio in questi giorni rischia di far fallire in Austria, oltre alla banca Hypo Alpe Adria, con un buco di oltre 10 miliardi di euro, un'intera regione, la Carinzia, con il rischio di produrre un effetto domino in tutta Europa. Uno scandalo di cui pochi parlano, già battezzato il caso Lehman Brothers d'Europa. E voi cosa fate? Con questo clima di incertezza e di instabilità della governance bancaria, offrite le nostre banche su un piatto d'argento ai grandi speculatori internazionali, gente senza scrupoli e senza morale, che azzanneranno le nostre banche, le spolperanno fino all'osso per il raggiungimento dei propri profitti, per poi liberarsene senza troppi scrupoli alla faccia della nostra storia, della nostra economia, del nostro paese. Siete degli irresponsabili. Gli stessi banditi, come ricordavo prima, della tristemente nota vicenda Lehman Brothers, che hanno pregiudicato il sistema finanziario globale, che con conseguenze che ancora adesso, anche nel nostro paese, i cittadini stanno pagando. E vado a concludere. Questi finanzieri, che sarebbe meglio definirli delinquenti dell'alta finanza, i quali probabilmente hanno complici già pronti nel nostro paese ad assecondare la loro ingordigia, pronti anche loro, come voi, ad assecondare i grandi interessi speculativi internazionali. State rappresentando un bel quadretto. Fra la vostra moralità e quella di coloro ai quali offrite le nostre banche, proprio un bel quadretto. Mi sembra l'urlo di Munch. Edward Munch era il pittore dell'angoscia. Voi siete il governo dell'angoscia.
Concludo con una preoccupazione che ai cittadini non possiamo nascondere. Cari italiani, a breve, quando ci recheremo allo sportello della nostra banca, qualora restassero aperte, se ci andrà bene, e si fa per dire, parleremo tedesco, se ci andrà male parleremo cinese. Ma la cosa che ci angoscia di più, tanto per restare in tema, è l'immagine che questo governo vuole consegnare alla storia del nostro paese, continuando ad assecondare il volere dell'Europa, la finanza creativa e l'economia di carta. Un'immagine già vista, quella dei dipendenti della Lehman Brothers con lo sguardo basso, gli occhi lucidi e gli scatoloni in mano. Questo volete consegnare al nostro paese.